E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi video unboxing, ma prima piccola premessa, visto che non so quando uscirà questo video, dato che il computer è a fare un piccolo upgrade, infatti gli sto facendo cambiare scheda grafica che era un po' obsoleta e gli sto facendo cambiare da hard disk rigido, gli sto facendo mettere un SSD, questo per facilitare il montaggio dei video e per rendere la qualità un po' più alta. Ma passiamo all'unboxing di due pacchetti. Allora, lascio questo che è il pacchetto un po' più importante che vi farò vedere dopo. Passiamo a questo che arriva da Amazon, magari vi lascerò il link di questo prodottino in descrizione. Appunto una cosa che mi sarà utile per i viaggi, andrò a spacchettare. Visto che in progetto ci sono viaggi anche abbastanza lunghi, ho deciso di prendere, sperando di non utilizzarlo mai, un kit per riparazione delle forature. L'ho preso su Amazon di marca OJ, una marca per chi comunque è nel mondo motociclistico abbastanza conosciuta anche a livello di abbigliamento, ma fa anche queste cose. L'ho preso perché mi sembrava uno dei kit più completi. Infatti vabbè, il mastice, che sono queste cose qua. C'ha diciamo i due, non so come chiamarli. Questo qua è per aprire bene il buco della foratura e questo qua è per inserire il mastice nel buco. E in più, vabbè, le nostre strisce di mastice, e in più ha tre bombolette per la ricarica, per gonfiare la gomma. Qua poi presenta un allungamento da attaccare varie valvolette da attaccare alla nostra valvola della moto, appunto per rendere il gonfiaggio più semplice. Ecco, spero di non utilizzarlo mai. Ah, in più c'è la lametta appunto per andare poi a tagliare via il mastice in eccesso. Quindi kit è molto completo, kit che vi consiglio, anche se si spera di non utilizzarlo mai, non mi è costato neanche tantissimo sui 29 euro. Ha anche una bella borsetta, quindi a mio avviso consigliato, anche se, come ripeto, speriamo di non utilizzarlo mai. Poi passiamo al pacchetto clou di questo video, che appunto, visto che voglio migliorare la qualità dei video, appunto, ho preso una nuova action cam. Visto che era in offerta sul sito DJI, ho preso questa DJI Osmo Action. Spero di non aver fatto una scelta sbagliata. Ho preso anche il kit con le due batterie, visto che era in offerta, ho pagato 250 euro, tutto kit, col kit di ricarica,
e in più ho preso, vabbè, l'adattatore per il microfono esterno, essenziale per fare motovlog. Comunque andremo presto a testare il tutto, adesso andrò a fare un piccolo, andrò a aprire con voi questa novità, sperando che sia una bella novità appunto e sia di qualità buona. Andremo a fare presto il test appunto video audio di questa, di questo gioiellino DJI. Infatti con questa poi avrò tutto quello che utilizzo per filmare DJI, il drone che è un DJI Mavic Mini. C'è quello che utilizzo per vloggare giù dalla moto e che sto utilizzando anche adesso per registrare questo video, che è la DJI Osmo Pocket. Qua appunto abbiamo la nostra action cam che è, oltre a essere un'ottima action cam, è anche comunque waterproof, quindi farò un upgrade in più, visto che comunque potrò riuscire a fare video anche magari sotto l'acqua, magari senza audio sicuramente, però riuscirò a portarvi qualche video anche se dovesse andare a piovere durante i miei prossimi viaggi. Ecco, questo è quello che vi troverete nel pacchetto, quindi la nostra action cam. Qua dovrebbe esserci una batteria, i vari attacchi, i vari manuali, i vari cavetti di ricarica e appunto la custodia della batteria con all'interno la batteria. Mentre qua, vabbè, non aprirò, però ci sono dentro, anzi apriamo anche questo, ci sono dentro due batterie aggiuntive e il carica batterie per tre batterie, con il nostro caricatore. Dovrebbe esserci anche un cavo, no, non c'è il cavo, quindi utilizzerò questo cavo. Ok, andrò magari a fare la prima accensione con voi, quindi andiamo a spellicolare tutto. Penso che questa action cam sia anche, oltre a poter cambiare i vari filtri, magari obiettivi e tutto, dà comunque la possibilità di poter vedere quello che stiamo registrando in tempo reale, anche se so che comunque c'è una piccola latenza, ma si potrà appunto controllare dallo schermo anteriore quello che stiamo registrando e se stiamo registrando. Ok ragazzi, allora io vi saluto qua, adesso magari faccio un po' di pratica con questa macchinetta, poi vi farò appunto il video dove andrò a testarla in moto. Comunque io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale e ciao ciao!